ma Perugia stasera non ha mollato niente. Beh, abbiamo messo giù il giusto approach in campo, penso che non abbiamo fatto giocare all'avversario, quindi un po' merito nostro, complimenti anche alla squadra per reagire nel secondo set che abbiamo iniziato 4-0, quindi niente, dobbiamo essere più costanti e più consapevoli che dobbiamo fare un po' meglio anche. Avete ripensato alla partita di Coppa Italia? No, qua si inizia da capo, sapevamo che loro comunque possono giocare e giocano tanto, però dipendeva anche molto da noi, quindi oggi penso che abbiamo fatto il nostro lavoro, adesso mercoledì sarà molto difficile là a Perugia. Avete cambiato marcia nell'ultimo periodo? Beh, sicuramente giocando come prima avevamo poca possibilità di vincere Scudetto, quindi ci siamo reso conto un po' a tempo, abbiamo tante partite importanti e niente, ci stiamo allenando anche per quello, a volte non ci esce ma siamo consapevoli di quello che dobbiamo fare per vincere. La più bella palla di tutta la serata, il tuo palleggio a una mano. Non so, basta che vinciamo. Era la squadra che ti aspettavi per una partita così delicata? Ma la mia squadra sicuramente nelle ultime partite aveva dato dei segnali di crescita, il volume di gioco era aumentato, i numeri anche in attacco erano importanti, anche in battuta. È chiaro che la prima partita dei quarti è sempre molto delicata, soprattutto se la devi giocare in casa perché è vietato sbagliarla. E dobbiamo essere sinceri ed onesti, chiaro che l'uscita prematura, e mi dispiace molto, di ieri Zuelo ci ha un pochino agevolato il compito, però penso che oggi i ragazzi abbiano messo in campo una discreta determinazione e una bella forza fra battuta e attacco. L'attacco è molto migliorato nelle ultime partite. Sì, sicuramente, i giocatori adesso stanno meglio, li abbiamo portati penso in una buona condizione, adesso dobbiamo cercare di chiudere tutto mercoledì per propagare al meglio la semifinale che sicuramente sarà molto molto difficile.